Ecco, buongiorno a tutti. Una bella mattinata, perché è una mattinata tra amici. Ecco, io ringrazio, mi permetto prima così in tono confidenziale, poi rientriamo nell'istituzionale. Mi permetto di dire grazie a Stefano e a Barbara di essere qui. Ecco, grazie per il cammino che condividiamo e che facciamo insieme. Proprio prima, mentre ci preparavamo, dicevamo è bello lavorare insieme. E stamattina, ecco, celebriamo questa bellezza. Adesso ritorniamo all'istituzionale. Stamattina continua la nostra campagna Hashtag Vogliamo fare scuola con le parole della scuola. Le parole della scuola che oggi ha come attenzione la scuola dell'infanzia. Perché la FIDE si occupa della scuola dell'infanzia? Perché, come tanti sanno, nelle nostre realtà, istituti comprensivi, tante realtà partono dal nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, così fino alla scuola secondaria di secondo grado, spesso. Che cosa ci permette questo? Ci permette un curriculum in verticale, ci permette di accompagnare un bambino, ecco, nel suo crescere fino a diventare giovane. E questo sarebbe bello, pertanto lancio la sfida agli amici della FISM di poter costruire veramente un bel curriculum in verticale, il profilo in uscita di un bambino, di un ragazzo, di un giovane che fa il suo percorso in una scuola cattolica. E so che posso lanciare questa sfida perché siete persone che amate questo. Al centro c'è il prendersi cura dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Quando ho lanciato sia a Stefano che a Barbara questa richiesta, la loro risposta è stata subito quella: parliamo della pedagogia della cura. La nostra richiesta qual era? Le nostre scuole dell'infanzia stanno pensando a settembre 2020. Pertanto, abbiamo chiesto a Stefano Giordano, presidente della FISM nazionale, di farci lo stato dell'arte. Noi, come FIDE, non abbiamo amato parlare, chiudono le scuole, non ce la faremo più, perché è contro natura. Il nostro essere scuola ci porta ad avere speranza, perché i nostri bambini, i nostri ragazzi hanno voglia di tornare a scuola e noi li stiamo aspettando. Pertanto, Stefano, se ci dici un po' lo stato dell'arte e come questa speranza di rincontrare i nostri bambini può essere alimentata, sostenuta e anche toglierci qualche dubbio. A Barbara Rossi, pedagogista, siamo insieme nel comitato scientifico del Centro Studi della Scuola Cattolica della CEI, un lavoro di collaborazione, di sinergia, ma anche di intesa. Infatti, nel focalizzare il tema di oggi è stato immediato l'intenderci. Sì, Barbara, anch'io penso che il 2020-21 è un anno del prenderci cura vicendevolmente. E nella scuola dell'infanzia penso che sia importantissimo questo, perché il bambino nella scuola dell'infanzia dipende in gran parte dell'adulto. Un adulto, genitori, docenti, tutto il mondo adulto che gira intorno a loro, comunque sono stati coinvolti in questa situazione di pandemia. Pertanto anche noi abbiamo bisogno di prenderci cura vicendevolmente. E in questo prenderci cura vicendevolmente penso che nasca sempre di più quell'attenzione da avere nei confronti dei bambini che stanno lì ad attenderci, no? E perché per poter continuare a crescere in autonomia. Pertanto penso che sicuramente queste nostre riflessioni andranno l'orizzonte a guardare questo bambino, questa bambina, però dall'altra parte anche uno sguardo a noi adulti, come vivere questa adultità nel saperci prendere cura gli uni degli altri. E vi ringrazio, grazie per la vostra amicizia, grazie per la vostra presenza e buona mattinata. L'incontro si svolgerà in questo modo. Dapprima Stefano ci introdurrà in questo tema e ci dirà a che punto siamo, con quale serenità possiamo guardare a settembre 2020 e poi Stefano passerà la parola a Barbara.
e di dire in questo settembre 2020, da settembre 2020, come possiamo prenderci cura gli uni gli altri. La pedagogia della cura. Ecco. Grazie e a tutti voi partecipanti auguro una buona mattinata. Ormai siamo abituati che nello spazio delle domande possiamo dire già da subito eventuali interrogativi, eventuali domande che poi le selezioneremo e alla fine i nostri amici relatori ci restituiranno un po' le loro riflessioni. Grazie ancora. E come sempre sarà registrato, sarà reso pubblico, pertanto è un lavoro che facciamo insieme stamattina, ma che poi diventa patrimonio di tutti. Grazie ancora e buona mattinata. Grazie. Bene, grazie, grazie Virginia, grazie per l'invito, grazie per l'amicizia e grazie anche per questo entusiasmo, questa passione che hai per le cose che fai e per l'amore per la scuola. Questo da in tempi anche così difficili che stiamo vivendo dà sempre un buon inizio alle singole cose che facciamo. E grazie ancora alla tua federazione per quello che fai e anche per lo stile di condivisione che abbiamo anche sul piano nazionale per scelte importanti, per decisioni sulle pressioni, sulle opzioni da dare anche ai decisori politici. Questi lavori che abbiamo fatto assieme porteranno certamente frutto, io ne sono convinto, nelle tempistiche che non siamo in grado di decidere noi, però mi pare che già comincino a portarli, dobbiamo perseverare su questo. L'argomento di oggi ci consente veramente di fare un ragionamento ampio su come sono poste le basi e le condizioni per la riapertura. Però prima di scendere all'aspetto più pratico, che è proprio dell'aspetto giuridico, in particolare degli aspetti giuridici che afferiscono alla scuola, che sono soluzioni pratiche per problemi alti, devo dire che è fondamentale capirci bene su quello che almeno dal mio punto di vista è accaduto da febbraio ad oggi, non è tempo di bilanci, però per capire dove si va bisogna anche capire dove ci si trova. E quindi il tema di oggi è adattissimo perché la questione della cura è il centro della questione, che non è accudimento, che non è terapia, che non è guarigione in altri ambiti, ma insomma la cura non è questo. La cura è principalmente la convinzione che quello che riusciremo a dare alla bambina e al bambino che abbiamo di fronte è poi quello che lui renderà alla comunità che lo circonda, alla sua famiglia, al suo territorio. E basterebbe solo questo per renderci responsabili in un tempo di post-Covid su quello che accadrà a settembre. Già lo era prima, perché non è che abbiamo scoperto la cura oggi, ma la cura in chiave post-Covid, in chiave post, speriamo, lockdown e comunque anche di prontezza nella reazione sullo stop and go, se dovesse ricapitare, anche questa è una consapevolezza di cui la cura deve tener conto. Non si può immaginare di non convivere con quello che accadrà, l'abbiamo già visto in qualche centro estivo, che lo stop and go non è una tragedia, anzi è una forma di prevenzione di cura che dobbiamo mettere in campo. I numeri nei rapporti 1,5, 1,7, quello che serve nei centri estivi, quindi fare fuori dall'azione scolastica, ha funzionato sotto il profilo dello stop and go quando si è rivelata l'elemento di emergenza, di presenza del virus, per una chiusura in piano preventivo e quindi in chiave di cura, questa in chiave di cura di salute principalmente, anche se non è l'unico tema. Ancora però il tema così come è stato scritto è davvero stimolante perché ci sono sentieri e ci sono orizzonti, no? Nel titolo, la pedagogia della cura, i sentieri, gli orizzonti. Io farò una parte, poi successiva non parlo più di 25-30 minuti, faccio una parte finale, diciamo successiva. Relativa alle prospettive tecnico-giuridiche per la riapertura delle scuole dell'infanzia. Però devo inizialmente fare un ragionamento sul discorso di dove siamo, no? Per capire dove andiamo.
Lo faccio per differenze, nel senso che quello che è accaduto con questo impatto epidemiologico è di aver capito, per esempio, che scuola è diverso da insieme di classi, no? Per cui la scuola è molto di più che un insieme di classi e probabilmente anche molto meno di un insieme di classi. Il problema del distanziamento dei rapporti numerici che per la scuola dell'infanzia in questo momento storico non esistono, ma che sono esistiti e che esistono attualmente invece nell'offerta ludico-ricreativa, quindi centri estivi, diciamo anche se in una concezione completamente diversa da quella che poteva essere nel 19, ci hanno rappresentato questo, cioè che scuola è diverso da insieme di classi, ormai. Come classe non può più coincidere con aula. Ogni tanto nel nostro parlare o nel parlare anche con gli studenti o con i miei figli, insomma, quando parlavi di classe, ti potevi anche confondere con l'idea di aula. Siamo in classe, voleva dire siamo in aula. Adesso l'idea di classe non può, e certamente non è coincisa in questi mesi, ma siccome quello che ci capita non è indifferente anche per il futuro, anche per il futuro non potremo più far coincidere l'idea di classe con l'idea di aula. Nella scuola dell'infanzia questo forse capiterà in modo diverso perché per una serie di congiunzioni storiche la dimensione delle aule delle scuole dell'infanzia ha una misura mediamente più capiente. Però e l'assenza di un distanziamento fisico regolato per norma, come vedremo, non c'è, per cui il tema è leggermente diverso, però che il gruppo classe non coincida più esattamente con il suo luogo tradizionalmente fisico di situazione, è un dato che la DAD, le relazioni a distanza, le comunicazioni a distanza di questi tempi hanno affermato e solo una persona molto distratta non può accorgersi. Ma ugualmente anche classe non coincide più con gruppo, nel senso che l'esperienza che abbiamo avuto nell'offerta ludico-ricreativa delle scuole che l'hanno fatta, che sono circa, delle nostre scuole che l'hanno fatta, che sono circa il 30%, 40% con grosse diversità di carattere regionale, è che la classe o comunque la nostra sezione o comunque il gruppo che tradizionalmente lavorava intorno alla sua insegnante, in questo momento e nell'offerta ludico-ricreativa lo abbiamo visto nettamente, è invece un gruppo limitato, individuato, che fa riferimento a quello stesso operatore, a quello stesso educatore, sia in termini di prevenzione, per quello che diceva prima, che capita, tampone, stop and go, riapertura, sappiamo chi è, tracciabilità e quant'altro. Ma cambia anche sotto un profilo della relazione. Se io devo considerare una sezione con un suo insegnante nella forma storica e tradizionale di relazione del gruppo con, adesso devo invece immaginare che ho certamente una sezione, quindi ho un mio, diciamo, gruppo classe, tra virgolette, però all'interno del gruppo classe ho dei gruppi di riferimento che mi servono ai fini del distanziamento che non c'è, ma di quello per evitare il sovraffollamento, ma evidentemente ne devo tener conto anche in una dinamica di interrelazione che non può essere più quella precedente. Così come la distanza sociale, che era stata tanto studiata dai sociologi anche con riferimento, che ne so, alle nostre permanenze in autobus, per cui si poteva valutare qual era la distanza sociologicamente intesa o di buona educazione, o valutarla anche nei rapporti fra persone, qual era la distanza, aumento della distanza, aumento anche anzi diminuzione della relazione. Qui invece da distanza siamo passati a distanziamento che in una prima accezione era un distanziamento sociale. Dopo qualcuno, in particolare anche ottimi commentatori su Avvenire, hanno cominciato a osservare: beh, stiamo calmi, distanziamento sociale. Intanto è un distanziamento fisico, poi il distanziamento sociale aspettiamo un attimo perché può anche diventare più pericoloso. Però quella distanza fisica sociologicamente accettata fra persone è diventato un distanziamento prescritto da norme di legge di varia natura e di vario scalare,
ed è diventato però anche una condizione di esercizio della funzione scolastica, certamente per i gradi più alti, lo sarà in qualche modo, seppure in maniera meno, in maniera battuta, diciamo, anche per la scuola dell'infanzia, ma rimane un dato di cui noi dobbiamo tener conto. Quella distanza sociale che era una valutazione, diciamo così, discrezionale all'interno della società, adesso invece è diventato un distanziamento con delle regole e delle prescrizioni che ovviamente diventano oggettive nel momento in cui sono regole e sono applicabili ai terzi. Così per la DAD, che noi, per noi non ha riguardato direttamente per il livello dello 0,6, ma che è diventato però un mantenimento dei legami a distanza con riferimento ai nostri minori, con bellissime esperienze anche sotto il profilo della distanza da parte delle nostre insegnanti, non si poteva configurare come una DAD perché la DAD, la didattica a distanza, segue ovviamente una serie di prescrizioni, seppur normate in maniera confusiva certe volte, però ha una condizione che è anche giuridicamente connessa allo stato di servizio dell'insegnante. Nel nostro caso, dove avevamo insegnanti per la maggior parte in forme di ammortizzatore sociale, non si poteva ovviamente ragionare di una DAD applicata come nel resto della filiera scolastica, però di un legame educativo a distanza si è non solo dovuto parlare, anzi, devo dire che è venuto prima che la mia federazione lo immaginasse, lo programmasse, in qualche modo anche lo condividesse, lo promuovesse, perché questo legame a distanza, proprio perché era un legame educativo, c'era già prima, non aveva bisogno di essere riconosciuto o posto dalla federazione, c'era già prima. E come si è mantenuto? Si è mantenuto col telefono, col WhatsApp, con i video, con le relazioni di mille videocollegamenti che si possono immaginare. Si è basato sul legame appunto di cura che non aveva bisogno di essere detto perché c'era e aveva bisogno di essere promosso in qualche modo, regolato, stimolato. Barbara Rossi da questo punto di vista ci dirà delle cose interessantissime anche sulla capacità della storia o comunque della fabulazione, del racconto, della narrazione di questo. Però c'era già, non abbiamo inventato il legame fra le nostre insegnanti, le nostre comunità scolastica, c'era già prima, si è mantenuto quasi naturalmente, però con esperienze che poi possono essere affinate, raccontate, archiviate, ripensate, non lasciate da parte nel momento in cui si riparte a settembre, perché è un patrimonio in qualche modo che noi dobbiamo valorizzare, inquadrare e dirigere, seppur con finalità diverse, perché la presenza è presenza, grazie a Dio ci mancherebbe. Però è un patrimonio che se lasciassimo lì, dice, quasi mollandolo, dicendo mi ricordi anche brutte cose, sarebbe davvero una perdita grave. E poi l'ultimo aspetto di questa parte così di premessa, che però mi pareva importante, altrimenti ritorneremmo su una normativa a parte un po' noiosetta, diciamoci la verità, però priva di una visione, cioè avremmo il sentiero ma non avremmo l'orizzonte, è quello della comunicazione. E cioè questo tempo di epidemia ci ha portato a uno sviluppo enorme del profilo comunicativo, tenendo conto che ovviamente la comunicazione però è diversa dalla relazione, che il trasferimento di informazioni, per esempio come stiamo facendo adesso, che è molto bello, molto comodo e molto ordinato, perché si torna anche a un tempo in cui uno parla e l'altro ascolta, e abbiamo vissuto anche tempi in cui questo non era più così scontato, da anche un ordine, come dire, nella crescita comunicativa. Uno parla, l'altro ascolta, poi reagisce, fa domande, l'altro riparla. Sarebbe quella forma di dialogo che, insomma, io non butterei via. Però è evidente che è una forma diversa da una relazione che invece ha una molteplicità di contenuti comunicativi che non afferiscono solo alla comunicazione verbale. Questo, insomma, non lo scopriamo oggi, però è anche vero che senza quella comunicazione online, remota, con mille piattaforme che ci sono, non saremmo potuti procedere in un percorso affievolito rispetto ai contenuti educativi classici, perché l'educazione vive di quella relazione piena e completa, ma saremmo rimasti veramente attaccati al molo. Invece la nave dell'educazione va, è
c'è mollo che tenga. Questa premessa per dire che il diverso da scuola diverso da insieme di classi, classe diverso da aula, classe diverso da gruppo, distanza diversa da distanziamento, DAD diverso da legami educativi a distanza, comunicazione diversa da relazione, in sostanza ci dice che intanto dobbiamo imparare, che dobbiamo continuamente sapere di non sapere, e questa epidemia ci ha insegnato un mare di cose, oltre ad averci portato un sacco di dolore. Però quello che ci dice è che la scuola non è principalmente un luogo, o quantomeno non si può solo considerare un luogo. E quindi questo rapporto che c'è tra la scuola, il luogo, lo spazio fisico, è un rapporto nel quale noi, in particolare con la nostra piattaforma valoriale, perché qui questo ragionamento ce lo possiamo finalmente fare, è che sarebbe dal mio punto di vista un errore immaginare che solo quello che si è portato alla pandemia sotto il profilo educativo sia di pensare che la scuola non coincide più con un luogo o non coincide solo con uno spazio fisico, ma può coincidere con uno spazio virtuale, con uno spazio, tutto quello che ho cercato di dire prima. Però sarebbe un errore limitarsi a questo, perché dal mio punto di vista quello che ci ha aiutato a capire la pandemia è che la scuola è principalmente un tempo e non è principalmente né un luogo né uno spazio. E come sappiamo, come ci insegna Francesco, il tempo è superiore allo spazio, perché lo spazio cristallizza, ferma, individua, mette dei perimetri, mentre il tempo non lo fa. Il tempo è superiore allo spazio perché ci consente di leggere in un percorso ampio quello che accade e quello che può accadere. E che cos'è questo se non il nostro, dico nostro, come piattaforma valoriale che è basata su un'adesione di fede e di senso a quello che facciamo? Che cos'è questo se non l'educazione? Che cos'è l'educazione se non lo svilupparsi nel tempo prima ancora che nello spazio delle cose? Queste premesse, dal mio punto di vista, noi in particolare nel nostro mondo le dobbiamo tenere ben presente, perché il lavoro che abbiamo fatto da febbraio ad oggi, che è stato veramente importante sotto il profilo normativo, tecnico, gli ammortizzatori prima, poi il sostegno strutturale, poi il sostegno economico che non è arrivato strutturale, ma insomma è stato in qualche modo riadeguato, il lavoro sulla normativa per la riapertura, ecco, rischia certe volte di porci su un piano in cui ci ricordiamo solo di quello e ci concentriamo solo su quello. Mentre mi fa molto piacere che oggi che veniamo a parlare in qualche modo di scuola dell'infanzia, lo facciamo prima di tutto ponendoci un problema pedagogico e prima di tutto ponendoci un problema di cura. Quindi tutte operazioni che stanno a monte, la cura sta a monte della pedagogia, la pedagogia è uno strumento funzionale a quel concetto di cura che abbiamo, tutte le norme che mettiamo in campo sono funzionali a quel tipo di pedagogia e a quel tipo di cura. Solo in questo processo da valle a monte e da monte a valle, e non a caso parliamo di sentieri, ci consente di arrivare a vedere un orizzonte, perché diversamente siamo solo preoccupati dello zaino, degli scarponi, della tenuta tecnica, che sono fondamentali perché non si va in montagna in costume e ciabattine, però di fatto poi se sei tutto organizzato, sono come quelli che si comprano tutta la tenuta tecnica e dopo dice, boh, dove andiamo? Ho capito, pensiamo dove andiamo, dove siamo, dove andiamo, ci prendiamo la tenuta tecnica, camminiamo, arriviamo su e vediamo l'orizzonte. Ecco, questo è un po' il percorso. Seconda parte, c'ho ancora una decina di minuti. La seconda parte è un po' un racconto di quello che è accaduto. Noi dove ci troviamo? Noi sostanzialmente da un punto di vista tecnico, normativo, ci troviamo, senza fare la storia del mondo, ma da quello che è successo dalla fine di febbraio ad oggi, noi sostanzialmente siamo seduti sulla direttiva, sulle guidelines, che però sono state adottate dal ministro con un provvedimento che è un decreto del 26 di giugno 2020, che sono sostanzialmente che è il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021. Questo ad oggi è il punto di arrivo.
arrivo, quindi le hanno chiamate guidelines, le hanno chiamate così, le hanno chiamate colà, di fatto è un documento per la pianificazione, che a casa mia è ancora meno di un piano. Che cosa, e questo poi ne parliamo un secondo, che cosa è che manca in questo momento? Per dire oggi riapriamo così, due punti. Uno, mancano sostanzialmente tre documenti che a livello molto molto pratico le nostre scuole dovranno avere, e cioè il protocollo della sicurezza che non ho trovato su internet o non mi ha mandato la ditta Pinco Pallo SRL, ma che deve trovare un'approvazione che poi dirò. Quindi protocollo per la sicurezza, che ha due figli, ha un figlio per la comunità educante in senso ampio, che è il patto di corresponsabilità, quello che abbiamo visto nell'offerta ludico ricreativa non sarà molto diverso quello rispetto alla scuola, nel senso che qua bisogna dire attenzione, abbiamo un protocollo di sicurezza, però caro genitore, caro lavoratore, caro insegnante, caro volontario, cari tutti, mettiamoci d'accordo, perché qui senza un patto di corresponsabilità la soglia di quel cancello, sempre che tu lo possa passare, no? Intanto vediamo chi entra a scuola. Lo resistiamo solo se facciamo un patto in cui tutti giocano lealmente, no? Noi, quanto ci ricorda la questione febbre e consegna del minore in stato febbrile, ancora prima del Covid, quanto è stato oggetto di, diciamo così, di discussione o di dialogo tra il mondo scolastico e il mondo dei genitori, quante volte sono arrivati i minori in stato febbrile. Ecco, adesso quella partita lì dello stato febbrile non è solo un dire, insomma, come faccio, dove lo metto, dove mi da che parte, dove vado al lavoro. Qui è un tema di corresponsabilità, perché non è più una questione c'è la febbre, è una questione c'è la febbre, ergo c'è qualcos'altro. Quindi, dicevo, protocollo di sicurezza, c'è due figli, il protocollo di sicurezza e il patto di corresponsabilità. L'altro figlio è il figlio che riguarda invece il personale che è occupato nella scuola, docente e non docente, e volontari, seppure con l'attenzione che nel rapporto col minore badata, perché volontari, insegnanti sono insegnanti e il personale non docente è personale non docente. Questo è la valutazione del rischio, quindi il documento sulla valutazione del rischio, che deve avere una condivisione sindacale già a monte, è il figlio, diciamo, del protocollo di sicurezza. Con questo trio noi ripartiamo. Cosa manca? Allora, la mia federazione, per quanto riguarda il segmento 06, è da giugno. Per l'esattezza il 12 giugno, lo so perché l'ho fatto io, quindi non sto cianciando, il protocollo di sicurezza, il mio segretario nazionale lo ha già mandato al MIUR per l'approvazione, perché noi abbiamo detto dobbiamo giocare d'anticipo, non possiamo aspettare al 20 di agosto per dire alle scuole guarda che c'è il protocollo di sicurezza. Dobbiamo dire il 12 di giugno noi abbiamo mandato un'ipotesi di protocollo di sicurezza, perché essendo l'architrave di come si rientra per mantenere quella cura che dicevo prima, che ha riferimento in particolare alla salute di tutti, del minore prima di tutto, dobbiamo avere un protocollo di sicurezza. Noi l'avevamo proposto già a giugno, ci eravamo anche presi un po', adesso si può dire, un po' la responsabilità di farlo già senza il distanziamento fisico, perché cercando di leggere almeno quello che dicono gli altri con una certa umiltà, insomma abbiamo anche risorse interne nel nostro pensatoio, però insomma leggendo un pochino quello che quel mare di roba che è stata scritta sui minori, era abbastanza chiaro che il distanziamento fisico, ma nemmeno quello per l'offerta ludico-ricreativa, sarebbe stato applicabile all'interno del segmento 06. 03 ci vuole veramente una fantasia che io francamente non dispongo, poi insomma Barbara ci aiuterà, ma nello 03 non riesco neanche a immaginare. Nel 36 è comunque inattuabile, ma quando anche arrivasse il genio della situazione e dicesse si può fare come abbiamo fatto nell'offertica ludico-ricreativa 1-5, 1-7, si può fare. Noi, siccome abbiamo proposto un protocollo di sicurezza che invece, pur con 7.000 attenzioni, ma quel distanziamento non era immaginabile, noi abbiamo detto benissimo, allora se vogliamo anche fare un rapporto di metà sezione, e quindi col doppio insegnante, allora bisogna che quei 300 milioni che hai stanziato, sono acqua fresca, mi riferisco alla conversione del decreto di lancio su cui si potrebbe passare una mattinata intera, ma lasciamo perdere, sono acqua fresca, sono mazzecole, perché dobbiamo immaginare che dobbiamo andare a sovvenire almeno il doppio di quello che normalmente come contributo ordinario
DAI, perché gli insegnanti non si creano con la creta e gli stipendi per gli insegnanti non si creano soffiando sulla creta. Ma questo è un problema di approccio economico, ma vogliamo anche togliere questo dicendo troveremo i soldi, non si trovano. Togliamo il problema economico, prima i bambini, ci occupiamo prima dei bambini, e quel distanziamento non era immaginabile, non era attuabile. Tanto è vero che nessuno ha criticato il nostro protocollo di sicurezza da quel punto di vista. E tanto è vero che se andiamo a sfogliare il documento che citavo prima, cioè il documento 26 giugno, che è l'adozione del documento per la pianificazione, dalle pagine 11 alle pagine 13, sulle linee metodologiche per l'infanzia si trova, sembra che l'abbiamo scritto noi, non l'abbiamo scritto noi, però si fa un ragionamento dove si dice, attenzione, la cosa più importante per questo segmento di minori, certamente come per tutti gli altri, è rientrare a scuola, superare uno shock che c'è stato, un'assenza di scuola, di relazione, di rapporto, una casa chiusa, un lockdown, tutto quello che già sapete, non sto qua a ripeterlo, e dobbiamo riportarlo a scuola e creare le condizioni perché prima di tutto lui, lei, tornino a ricrearsi quella relazione dentro la comunità educante che hanno perso. Quindi questo è il principio generale. Quindi non a caso, alla fine di pagina 11, il curriculum si basa fortemente sull'accoglienza, la relazione di cura, fatalità, la vicinanza fisica, il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. Questo non è un testo che la professoressa Rossi ha scritto ieri, magari l'ha anche scritto, ma queste sono le linee guida, chiamiamole, diciamo la pianificazione a firma della ministra Azzolina. Quindi non è che stiamo giocando sul fatto che non c'è il distanziamento, non c'è il distanziamento perché non c'è il distanziamento. Che dopo si dica, attenzione, c'è il distanziamento, però se stai in una classe di 5 metri quadri e c'hai 20 bambini, fatti la domanda, ma questa domanda noi ce la siamo già fatta prima. È chiaro che una questione è l'assenza di una prescrizione metodologica di carattere tecnico normativo in ordine al distanziamento fisico dei minori, e altro conto è porre in essere tutte le azioni idonee atte ad evitare che vi sia un sovraffollamento all'interno dell'aula, dello spazio scolastico determinato. Questi sono due concetti che noi abbiamo chiarissimi, che nel protocollo di sicurezza abbiamo messo perché c'è un triage di entrata che non c'è neanche a Fort Knox, e quindi voglio dire, questo elemento noi ce l'avevamo. Questo è il protocollo di sicurezza. Proprio per non farci dire che siamo qua ad aspettare, l'abbiamo già mandato, abbiamo dato il 12 giugno, quindi molto prima di. Siamo in attesa, ma domani c'è una segreteria nazionale a Roma che non sarà di attesa perché bisogna dire o l'ho approvato o non l'ho approvato, però ci dovete dire. Molto brevemente saremo anticipati su questo perché la vice ministra Ascani ha già detto che loro sono in prospettiva già in settimana, si è detto di avere due documenti, cioè da un lato un documento interistituzionale, interministeriale che rifaccia un po' il punto e sia come dire il figlio di questa pianificazione fatta il 26 di giugno, nel senso che immagino lo faranno assieme al Ministero della Salute per cominciare a dire boh, i banchi, boh, le mascherine, boh, quello che abbiamo fatto, però insomma avviamoci verso questa pianificazione facendo piano, perché abbiamo posto con l'adozione le condizioni per fare la pianificazione, però adesso piano bisogna fare. La nomina di Arcuri, poi da questo punto di vista, è un'aggiunta anche di carattere per dar gambe all'operazione. L'altro documento di cui ci parla la vice ministra Ascani, è il protocollo di sicurezza che loro farebbero per tutto l'ambito scolastico. Quindi noi poi valuteremo, noi come federazione siamo anche associazione di categoria riconosciuta al Ministero delle finanze, quindi abbiamo anche possibilità di chiamarci sindacati e di condividerlo e di farlo sottoscrivere. Valuteremo. L'importante è che nella sostanza il protocollo di sicurezza sia fatto conforme a quello che poi il Ministero dice. Ripeto, non possiamo farci fare il protocollo di sicurezza dalla Pinco Pallo SRL, dobbiamo fare un protocollo di sicurezza che presenti linee di conformità con i documenti che a livello nazionale il sistema di istruzione produce, e dico sistema di istruzione, non dico nello Stato, nella Repubblica, dico sistema di istruzione. Ancora un paio di minuti per dirvi che il documento Azzolina, quindi mi riferisco all'adozione del 26 di giugno, aveva come premessa anche il lavoro svolto dal Comitato Tecnico Scientifico, quindi non è un documento come capitò per il primo documento che fondava l'offerta ludico-ricreativa estiva, fu un documento di linee guida,
spacciate per protocollo di sicurezza dal Ministero della Famiglia, che aveva stanziato i primi 150 milioni del decreto rilancio, ma che tutto bene, perché era bene, ma mancava della condivisione con il Ministero dell'Istruzione, da un certo punto di vista, ma quello che è più importante, con il Ministero della Salute, cioè non aveva le precondizioni per essere un protocollo di sicurezza. Era un piano di un ministero che giustamente diceva: ho 150 milioni per i centri estivi, li voglio dare, voglio dare un fondo, voglio creare le condizioni. E aveva fatto quelle sì delle guidelines, ma quelle guidelines, senza poi l'intervento successivo della conferenza Stato-Regioni e della protocolazione, che in quel caso la conferenza Stato-Regioni per problemi di competenza, che comunque andava bene, diede successivamente, qualche giorno dopo, era il maggio scorso. A quel punto anche le scuole che avessero come gestori, che avessero inteso promuovere un'offerta ludico-ricreativa, si sarebbero appiccicate anche per le previsioni del decreto legge 33 che fissava la linea normativa, sarebbero state oggetto di garanzia anche rispetto ai minori che ospitavano. Non potevi aprire il centro estivo dicendo: sto applicando le mie del Ministero delle politiche familiari, ma non perché valga di meno, ma perché non aveva le precondizioni giuridiche, che peraltro trovarono soluzione anche rispetto alla soluzione che è stata data alla responsabilità del gestore, perché finché valeva il decreto Cura Italia, nel quale l'effetto Covid dentro alla struttura di lavoro veniva considerato non come malattia ma come infortunio, generava una condizione di responsabilità molto seria per il gestore, tant'è vero che quelle 70 scuole su 100 che non hanno promosso il centro estivo sono state anche, come dire, hanno trovato questo elemento per dire: calma un attimo. Questo problema è stato risolto, quantomeno molto ordinato, perché adesso, arrivando anche perché sono a 31 minuti, devo stare buono, è stato regolato, nel senso che adesso a grandi linee si dice: hai un protocollo di sicurezza? Sì. Quel protocollo di sicurezza è validato da un organo, vedi CTS, vedi il Ministero dell'Istruzione, per noi. Sì, lo stai rispettando? Sì, allora è invertito l'onere della prova, cioè chi dice ho preso il Covid venendo al centro estivo o lo dirà venendo a scuola, ha un'inversione della prova, nel senso che è lui che deve dimostrarlo, che non l'ha preso in piazza, non l'ha preso da qualche altra parte, nella misura in cui quel gestore applica il protocollo e in una chiave di lettura per la riapertura a settembre ha il protocollo. Ha fatto firmare il patto di corresponsabilità con la mano sinistra, con la mano destra ha modificato il piano il documento della valutazione del rischio, e quindi si è sistemato sotto il profilo sindacale e giuslavoristico. In quel caso la condizione di riapertura, con le previsioni che il protocollo vedrà, è una condizione di riapertura possibile e giuridicamente stabile e solida. Questo non significa che non ci siano i problemi, che non sia difficile. Ma se temessimo il problema, non cominceremmo nemmeno a camminare su quel sentiero, perché vuol dire che ci manca la voglia. E di sicuro quello che non ci manca è la voglia di tornare a scuola. E qui mi taccio, almeno per ora, e do la parola a Barbara, che mi ha sopportato per 32 minuti e 58 secondi. Ti avremmo sopportato anche per molti minuti in più. Buongiorno a tutti. Io ringrazio, come Stefano ha fatto, Virginia, perché noi oggi parliamo di cura e abbiamo avuto la cura di Virginia, perché non ha solo presentato un webinar, l'ha organizzato, ha condiviso, le preoccupazioni, i pensieri e quindi ci ha chiamato nella sua vita. E questa è un'esperienza della quale la ringrazio anche tutte le volte che ho l'occasione e il piacere di incontrarla. Stefano ha inquadrato molto bene il discorso su un piano normativo superandolo, Io ringrazio perché il tentativo era proprio quello di far scorgere il tema della cura in un quadro normativo. Ed è molto difficile, ma c'è la cura all'interno di un quadro normativo, quando viene percepita, viene intuita, viene riconosciuta, ha proprio una valenza di ordine pedagogico e quindi di trasformazione dell'esperienza e quindi di crescita delle persone. Io mi prenderò anch'io 25-30 minuti, spero di non sforare, perché il tema è estremamente interessante, estremamente denso. Io ho suddiviso in tre piccole parti l'intervento. La prima
dove tenteremo di dare una definizione, un quadro della cura, che cos'è la cura rispetto alle dimensioni di sviluppo. La seconda parte, come si manifesta la cura. E la terza, la cura nell'infanzia. Alla ripresa di settembre, come saremo nella relazione di cura nostra tra bambini e con i bambini? Lo sguardo che io ho tentato di dare non è uno sguardo preciso sulla didattica e sui bambini, ma la cura in senso più globale, perché la cura, cominciamo col dire, che è un'azione e un'esperienza. È un'azione perché la cura non può che essere agita, è un'esperienza perché ha dentro di sé sia il riconoscimento dell'altro, ma anche la cura verso se stessi. Quindi è un'esperienza vera per l'essere umano, che inizia da subito, dalla nascita, vedremo poi questa cosa più avanti. Ed è un'esperienza totalizzante la persona in tutte le sue dimensioni. Io ho cercato di definirle un po' le dimensioni perché sono andata a vedere e le ho nucleate in queste dimensioni: una dimensione cognitiva, la dimensione della mente, la scuola, cura molto la dimensione cognitiva, ma non basta. Vediamo quando noi dimentichiamo le altre dimensioni o prediligiamo la dimensione cognitiva, la cura diventa una sorta di accudimento, di alcuni processi che noi vediamo. Però c'è una cura che va verso una dimensione di tipo affettivo, che è la dimensione che maggiormente il Covid e la pandemia hanno sollecitato. Il tema della paura è il tema che ha sollecitato di più la nostra emotività. Volutamente non ho chiamato una dimensione emotiva. Chiarisco che cosa intendo. L'emotività è la capacità di ogni essere umano di provare un'emozione, una sensazione. Le emozioni, la loro vita, la loro manifestazione, il loro impatto sul nostro sviluppo fa la dimensione affettiva, che è quella dei sentimenti, cioè come io sento quell'emozione, come quell'educazione all'emozione mi aiuta a crescere. E poi c'è una dimensione fondamentale di cui si occupa la cura, che unifica, che è quella spirituale. La dimensione spirituale dell'uomo, così come la dimensione spirituale dei bambini, riguarda l'educazione del pensare per imparare a distinguere il bene dal male. Allora, questo che cosa non è se non l'obiettivo, se lo trasliamo nella scuola? Perché un ragazzo, uno studente dovrebbe andare a scuola? Qual è l'obiettivo della scuola, che peraltro inizia la scuola dell'infanzia? È imparare a discernere, a scegliere consapevolmente attraverso l'attivazione di una dimensione che gli consente di riconoscere, di distinguere il bene dal male. Poi c'è una dimensione estetica. Noi siamo nella educabilità non solo al bello. Papa Francesco ci disse l'educazione al bello, al buono e al vero. E le scuole dell'infanzia, le scuole cattoliche, sono orientate, un orizzonte è quello di Cristo, modello di maestro bello e buono, dicono i Vangeli. Per cui va a riprendere proprio tutta la dimensione estetica della persona. Immaginate una relazione educativa di cura della dimensione estetica, a partire dall'infanzia, Quando Gesù dice sinite parvulos venire ad me, lasciate che i fanciulli vengano, riconosce nella fanciullezza e nell'infanzia la primarietà della bellezza e della verità dell'apprendimento e della crescita dei bambini. C'è una dimensione anche politica. La dimensione politica è la dimensione dell'aver cura degli altri, è la dimensione del bene comune. E noi siamo tenuti a questa educazione perché il Covid ci dà la possibilità, la pandemia ci dà la possibilità di uscire dall'autismo sociale, di uscire da quella chiusura in una monade dove siamo, dove ci siamo trovati, quindi di una relazione che fatica ad uscire. La dimensione politica della persona l'aiuta l'educazione al bene comune, all'aver cura degli altri. E quindi ad aver cura vedremo anche di se stessi. Non c'è nessuna cura dell'altro che non parta dalla cura. E ancora una volta il Vangelo ci dice: ama il tuo prossimo come te stesso.
Lì c'è l'esempio lampante, la massima espressione del concetto di cura. Quindi il lavoro educativo, che cosa va a fare? Il lavoro educativo di cura possiamo dire che è totalizzante, non solo la persona, ma deve l'educazione a cura della dimensione dell'anima della persona che ha dentro tutte queste dimensioni. Quindi il compito che la cura ci chiama è un compito molto alto. Il lavoro educativo deve confrontarsi con una dimensione, con un sistema, no? C'è la psicologia sistemica che ci dice che l'essere umano è un sistema di appartenenze. Noi non possiamo, quando incontriamo le persone, prescindere dal non considerarle nel loro contesto. In questo momento io sono insegnante, figlia, sorella, collega. Nello stesso momento le mie dimensioni anche di appartenenza si interfacciano e non ci abbandonano. Pensate all'aver cura di una persona che è figlia anche quando il genitore non esiste più. Quindi di aver cura di quella dimensione filiale che la fa la persona che è, per esempio. Tutta questa riflessione, però, in quale contesto? Ora, senza perderci nelle grandi questioni sociologiche e sociali a cui faceva riferimento anche Stefano, però dobbiamo dire che il contesto sociale nel quale la pandemia ha avuto luogo e nel quale la scuola deve trovarsi a confrontarsi e non a ripartire. Io quando sento la ripartenza a settembre sono sempre un po' così, perché non sarà più la scuola di prima. Non si può ripartire da niente. La scuola di prima si è trasformata, per cui o noi cogliamo l'occasione per dire che la scuola si trasforma e quindi iniziamo un nuovo cammino, ma non possiamo ripartire dalle condizioni precedenti, altrimenti cadiamo nell'errore pedagogico del dire abbiamo sempre fatto così e ripartiamo da lì. È una trasformazione, per cui è una grossa possibilità che noi abbiamo. La crisi, se è vera crisi, è generativa di un percorso. Quindi in questo momento noi abbiamo la possibilità di generare sentieri, di percorrere quei sentieri verso un orizzonte. Quello, l'orizzonte rimane, perché l'orizzonte è la nostra appartenenza, è quello che noi siamo, è la nostra idea pedagogica verso la quale noi andiamo. Non esiste una pedagogia diversa dall'altra. La pedagogia è pedagogia. La pedagogia tratta l'uomo e il nostro orizzonte è l'uomo e la persona. Poi possiamo chiamarla la pedagogia della cura secondo un taglio che vogliamo dare. Ma dobbiamo essere molto precisi su questo. Quindi in quale contesto noi stiamo? Non esiste, per esempio, se pensate sul piano sociale, una visione piramidale della realtà, cioè una visione panottica. Io non posso più, non abbiamo più la visione che c'è, per esempio, salendo in cima ad un castello e guardando il panorama che ci sta sotto. Quindi avendo una visione globale della situazione, del problema che ci consente di progettare e ci consente di ipotizzare anche un dopo Covid, il nostro dopo cammino, perché purtroppo siamo dentro in una visione, l'antropologia simbolica ci dice che l'essere umano è posto come sui punti di una sfera, che non ci consente di vedere dall'altra parte questa sfera, ma ci consente di vedere solo le persone vicino a noi, per cui una visione sicuramente di prossimità, ma di prossimità poco lungimirante, non possiamo vedere andare oltre, e questa è la logica nella quale ci hanno un po' messi della paura, la paura fine a se stessa, la paura che ci chiude in casa. L'abbiamo dovuto fare all'inizio, perché questa è stata la prima versione, la prima parte, ma adesso la paura è generativa, adesso dobbiamo ampliare lo sguardo. E abbiamo anche un altro problema sulla relazione educativa. Il testo della professoressa Mantovani del gruppo di ricerca che ha prodotto il testo dei legami educativi a distanza è stato importantissimo perché ci ha fatto capire che paradossalmente l'iperconnessione di Zoom, alla quale anch'io ho dovuto cedere, avendo io una mentalità molto tradizionale, sicuramente ci ha aiutato a essere iperconnessi però attenzione, è tutto troppo perfetto. La relazione educativa nasce da una non completezza, cioè la relazione avviene quando nell'imperfezione di un'interazione unidirezionale io genero invece la complementarietà. E la complementarietà della relazione avviene attraverso l'incontro della persona nella sua fisicità. La nostra anima è incarnata
noi siamo corpo, il nostro corpo è il nostro tempio, lo spirito guarda caso, perché? Perché noi agiamo all'interno e dentro un limite, un confine che è il nostro corpo. Ed è vero che nell'infanzia lo vediamo di più, ma lo percepiamo e lo sentiamo anche nell'adulto. La dimensione del corpo è una dimensione importante, tant'è che cosa facciamo? Noi agiamo rispetto a come percepiamo il mondo, lo percepiamo attraverso i sensi. E questo non lo possiamo togliere, perché andremo a snaturare la nostra natura, e questo non è sicuramente il nostro compito. Quindi abbiamo bisogno di una reciprocità. La cura è una reciprocità anche di sguardi, di toccarsi, di guardarsi, di incontrarsi. E l'altra questione problematica nella quale ci siamo, quindi, da un lato l'impossibilità di avere una visione generale del problema, e dall'altra parte ci sono alcuni elementi che io solo nomino senza approfondirli per non togliere tempo. Quello che dicevo prima, l'autismo della relazione, e il relativismo educativo che ne consegue, per cui tutto intorno a me, c'erano anche le pubblicità, no? Quando io vedevo la pubblicità, di una certa marca telefonica che diceva tutto intorno a me faceva, non era consolante per me, era dicendo attenzione che ci stiamo con anche delle belle giustificazioni chiudendo al mondo. L'aridità dilagante, c'è un'aridità relazionale pazzesca. Paradossalmente abbiamo i media che scatenano il quadro emotivo facendo piangere le persone, ma di fatto sotto c'è un'aridità non indifferente. E il gusto del potere per il potere, l'ambito purtroppo è questo. E il disinteresse generalizzato verso il bene comune, l'ambiente. Guardate solo tutto questo emergere di personalità che ci ricordano che dobbiamo avere, per esempio, a cura l'ambiente. Ci vengono a dire qualcosa di molto importante per la scuola cattolica. Attenzione che noi abbiamo una responsabilità di figli in quanto creature in un creato. E questo non è proprio banale. Nel senso che il rispetto dell'ambiente deriva per noi dall'essere figli e custodi di qualcosa che ci è donato. E quindi abbiamo la responsabilità della figliolanza e la responsabilità di curare il creato e tutto ciò che in esso è contenuto. E anche una sorta di generale indifferenza rispetto alle situazioni che richiedono una certa responsabilità. E lo vediamo, mi permetto di dire Stefano, anche sul quadro normativo. Non sempre c'è questa abitudine, questa apertura, purtroppo è così. E quindi questa è un po' la prima parte. La cura, abbiamo detto, un'esperienza, è un'azione che va a prendere tutte le dimensioni di sviluppo della persona che sta all'interno di un certo contesto. Ma allora come si manifesta la cura come esperienza? Si manifesta attraverso la cura di sé, l'abbiamo detto prima. Quindi mi viene da dire, pensiamo anche a settembre, come ritorniamo con la cura di noi. Cosa vuol dire tornare a settembre avendo fatto un lavoro di cura su di sé? Perché non siamo stati, per esempio, graziati dalla paura, dall'angoscia, siamo stati chiusi in casa, siamo stati portati a riformulare una certa didattica, siamo stati portati a purtroppo non far più, non poter più far conto sui segni della cura che avevamo prima, perché non abbiamo potuto agirla, per esempio. Poi c'è la cura dell'altro, ma c'è anche una prossimità all'altro, una vicinanza all'altro. Ma c'è un'altra cosa, una distanza dall'altro. Pensate al tema dell'empatia. Io ridendo, una volta un mio studente mi disse, è mettersi nei panni degli altri, capirlo, no? E io risposi, certo, però, allora vuol dire che se io trovo una persona sdraiata su dei binari in attesa del treno, mi sdraio vicino a lui, sono nei suoi panni. Il risultato qual è? Che non solo muore lui, ma muori anche tu. Allora, perché vi faccio questo esempio, forse magari banale, ma mi serve per il concetto? È che la cura vera è anche distanziarsi, cioè lasciare andare l'altro per crescere, che è il principio della pedagogia. Se
Spesso mi definiscono pedagogista, io lascio. Nel mio cuore mi definisco pedagoga. Il pedagogo è colui che accompagna, non è un tecnico, è colui che accompagna nell'educazione e quando il risultato è all'orizzonte fa un passo indietro nell'ottica del servo inutile, no? Colui che lascia che il discente, che l'educando goda dei suoi frutti e si accorga di aver imparato, e il pedagogo deve guardare a quel cammino. Ed è la distanza dall'altro, quella distanza educativa dove io devo lasciare andare se voglio che il fatto educativo, l'esperienza educativa accada. In fondo, se ci pensiamo, la prima esperienza in cui noi siamo lasciati andare, qual è? È quella della nascita. La madre tiene, la madre ha cura di sé, ha cura del bambino, è prossima all'altro, ma poi è distante dall'altro. Il parto, il tagliare quel cordone ombelicale anche sul piano psicologico e affidare alla vita quel bambino e quindi compiere il passo educativo vero, perché il passo educativo è quello di generare il percorso, generando un bambino, aprire un percorso per lui perché diventi l'uomo che deve diventare, la forma la sua singolarità e originalità del bambino. E quindi la cura, secondo questi elementi che vi ho detto, che vive l'alterità, quindi vive l'altro, non come limite, ma come possibilità di riconoscimento dei propri vissuti. Pensate, quando noi ci mettiamo in una dimensione di cura, possiamo limitare il nostro sé perché ci occupiamo solo dell'altro, o entrare in una dimensione di cura che ci fa riconoscere noi stessi nell'altro. E quindi entrare in una relazione di cura che poi in un circolo virtuoso arriva anche a noi stessi. Quindi la cura vera è quella che occupandosi dell'altro si occupa anche di se stessi, cioè trasforma e fa crescere anche noi. La cura quindi ha un carattere primario, abbiamo visto, è rivolta al singolo da un certo punto di vista e possiamo affiancare il tema dell'educazione come maieutica, come un tirar fuori ciò che il soggetto ha, ciò che la persona porta nella declinazione cattolica dell'educazione, della scuola cattolica. Il tirar fuori vuol dire riconoscere l'originalità, la libertà e la volontà dell'essere umano per aiutarlo a diventare consapevole. E quindi andiamo a tirare fuori ciò che sta nel vissuto profondo della persona, rispettandola. E poi però che cosa dobbiamo fare? La cura che cosa dà? La cura dà uno spazio e dà un luogo alla singolarità e all'originalità dell'essere umano per esprimersi e per relazionarsi e quindi per permettere all'individuo di crescere. Ora, perché io vi ho condiviso una definizione che è tutta educativa, ma è chiaro che la cura, se io dovessi chiedere a tutti, ma anche a me stessa in brainstorming di definirla, la vedo legata alla medicina e alla psicologia, ma la prospettiva della pedagogia della cura supera e arricchisce la medicina e la psicologia. Perché? Perché sicuramente la relazione educativa ha un processo anche di accoglimento di una difficoltà, si va a interfacciare con una problematica magari anche medica. Guardiamo la disabilità ci porta a vedere una necessità di cura medica o una cura di ordine psicologico o neuropsicologico, ma se ci fermassimo lì saremmo ancora in quell'errore formale e anche sostanziale di proiettare sull'altro solo delle azioni di cura. Noi dobbiamo farla diventare un'esperienza di cura. Questa è la differenza sostanziale che dobbiamo sempre avere dentro. E allora arrivo alla conclusione sulla terza parte, che è quella della come facciamo noi adulti a rendere concreta una cura che avete visto, possiamo utilizzare la bella espressione della professoressa Mortari, che dice la cura è per l'esistenza. Pensate alla forza pazzesca di questa affermazione. Vuol dire avere dentro tutto l'essere umano, tutta la persona, non solo la persona, ma la sua esistenza. Quindi andare a promuovere che la sua esistenza sia
buona. Pensate a tutto il tema della cura, come può essere sviluppato anche a partire dai documenti normativi che noi abbiamo dovuto, per esempio, utilizzare. L'anno scorso, negli anni passati, abbiamo fatto questa esperienza del RAV, no? Del rapporto di autovalutazione, e una delle sezioni, guarda caso, parlava del benessere, il benessere dei bambini. Immaginate quindi già una prima applicazione della pedagogia della cura andando a rileggere quello che abbiamo fatto su tutta la questione del RAV e del benessere del bambino, ma anche del benessere della comunità. Visto che siamo nell'ottica del bene comune, dobbiamo ampliare questa cosa. Un'esperienza grandissima che la scuola dell'infanzia può, e se mi permettete, deve recuperare, è quella della narrazione. La narrazione nella scuola dell'infanzia non è cognitiva, non è il racconto delle storie. Allora, noi siamo esito di una narrazione, l'uomo è esito di una narrazione e sia la luce. Noi partiamo da lì. È la narrazione di un amore grandissimo che ci ha detto perché noi potessimo essere. Allora, la narrazione è un'esperienza insita nell'uomo. E in questo momento, dove abbiamo avuto la limitazione della relazione educativa, abbiamo avuto una enucleazione della narrazione in una comunicazione, punto, noi adesso abbiamo la grande capacità di recuperare la narrazione come esperienza. A me capitò di chiedere a delle insegnanti che cosa istintivamente, qual era il libro, la narrazione che si ricordavano di più. E abbiamo scoperto che in quella narrazione c'era anche la sensazione dell'essere curati. Cioè, ogni volta che io ho bisogno di stare bene, vado a prendere quel libro là. Questo è un esempio stupidissimo, che però dice che la narrazione è dell'uomo. Pensate alle parabole. Le parabole sono il linguaggio parabolico, non lo troviamo da nessuna parte, perché Gesù nella narrazione della parabola ci incontra e ci chiede di posizionarci, cioè ci chiede un'assunzione di posizione, una nostra definizione di dove siamo e come vogliamo leggere quella realtà. Per i bambini la narrazione è fondamentale, li aiuta a stare dentro in un ambito di una relazione educativa di riconoscimento continuo. E anche perché la narrazione è una delle esperienze, è l'esperienza principe che ci aiuta a recuperare, a mantenere il simbolo, i simboli della nostra vita e i segni. Guardate che noi non possiamo fare a meno dei simboli. Pensiamone a uno, all'abbraccio. Il contatto fisico, il primo simbolo che noi abbiamo è quello dell'abbraccio, che istintivamente quando ci incontriamo noi tentiamo di fare. Apriamo le braccia, guardiamo la croce, guardiamo Cristo in croce, che cosa rappresenta quelle braccia aperte? È il simbolo dell'abbraccio, non della crocifissione, se ci pensiamo bene. Perché se noi chiediamo a un bambino, dimmi quanto vuoi bene alla tua mamma, il bambino, il primo simbolo che agisce nel segno è di aprire le braccia. Quindi noi siamo in questo simbolo, per cui il nostro problema qual è? È quello che certi segni sono stati tolti da un'esperienza. Quindi mi viene da dire, pensiamo all'abbraccio. Come affrontare la necessità, per esempio, di ridare a quel simbolo una forza attraverso un segno diverso? Io ci ho pensato perché è un dilemma, no? Pensate a Schopenhauer, alla storia dei porcospini, che dice che questi porcospini sentivano il bisogno di avvicinarsi per il freddo, per scaldarsi, poi però andavano a pungersi e si allontanavano. Quindi il dilemma di sentire il bisogno ma di non poterlo soddisfare. Allora la narrazione anche simbolica di gesti, ci può dire che mutuando il linguaggio dei sordi o mutuando una comunicazione non verbale del corpo, che ridà forza al simbolo dell'abbraccio, noi possiamo farlo, per cui un semplice gesto come io abbraccio te, accompagnato da delle parole, per il bambino vuol dire una narrazione di cura, vuol dire essersi sentito, riconosciuto, accolto con un gesto che rende tutti in quella dimensione emotiva. E l'ultima cosa che dico prima di chiudere è che l'insegnante, quale sarà la nuova caratteristica che l'insegnante dovrà sviluppare ancora di più, oltre a quello che ha, è l'umanità dell'insegnamento, cioè andare a riconoscere la dimensione umana
nell'altro. Pensate all'umanità di Maria, no? Maria tiene e contiene e lascia andare. Andare a recuperare quella dimensione relazionale educativa che ci consente di dare delle priorità di ordine educativo. La priorità non è la didattica, badate bene, io la insegno la didattica, quindi parlo contro il mio interesse, ma adesso dobbiamo recuperare la prossimità della relazione educativa attraverso la didattica. Stiamo solo attenti a che la cura non sia solo una cura ossessiva delle cose da fare, ma la cura di quella che è la dimensione più umana. Creare, costruire nella nostra mente delle parole chiave, la tenerezza verso la fermezza, perché ci vuole la tenerezza dell'incontro e anche la fermezza nelle cose da fare, la dolcezza e la parola, stare molto attenti a quello che diciamo, dare il significato affettivo dell'apprendimento e il significato affettivo della parola. Io mi fermerei qui. Stefano, se io direi se ci sono delle domande. Eccomi qua. Allora, mi pare di vederne già una. Ci chiedono, questa è di carattere tecnico, allora provo a impostare una risposta, nel senso che si dice nelle linee guida uscite fino ad ora non ho trovato nulla in proposito a quanti bambini poter accogliere in ogni sezione. E vabbè, quindi sul tema del distanziamento fisico. Allora, qui noi dobbiamo fare molta attenzione perché anche in luoghi titolati, e quindi mi riferisco a uffici scolastici regionali di regioni vabbè, non le citiamo, però insomma di regioni dove ci dovrebbe essere una particolare attenzione, comunque una pratica d'attenzione anche dello 06, al mondo al segmento dello 06, noi in una prima battuta sulla quale siamo intervenuti laddove potevamo, veniva fatta una lettura del piano del 26 giugno a cui mi riferivo prima, come se pagina 11, pagina 13, da 11 a 13 fossero state strappate, nel senso che si leggeva un po' partendo dal CTS che parlava del metro, dalle rime Cuccali. Però è un documento, tanto che è stato fatto il 23 giugno, il 24 giugno, ed è una premessa scientifica, perché poi la parte politica faccia la sua, perché finché in questo paese vige uno stato di diritto, il comitato scientifico fa il suo mestiere, dopodiché la parte politica, in questo caso il Ministero dell'Istruzione, fa la sua, diversamente, basterebbe togliere il Ministero dell'Istruzione e lasciamo che giudichi e stabilisca le cose da fare CTS e abbiamo risolto il problema. Quindi CTS dà un'indicazione di massima, peraltro aveva già preso atto della difficoltà del distanziamento fisico tradotto in rapporto insegnante-minori, questo è il centro della questione. Non è che non esista il distanziamento come sistema preventivo all'interno o atto a ridurre a porre in essere azioni idonee a ridurre il rischio epidemiologico, a ridurlo, perché in ogni caso tu ci devi convivere con questa situazione, questo non esista. Quindi attenzione, esiste il distanziamento e le azioni idonee ad evitare l'affollamento all'interno delle aule scolastiche, non esiste il distanziamento fisico tradotto in termini di rapporto numerico, come esattamente era accaduto per l'offerta ludico-ricreativa in tempo estivo. Questo è il nostro raffronto principale. La domanda è molto semplice. Esiste il rapporto numerico come esisteva, perché prescritto dalla conferenza Stato-Regioni, per l'offerta ludico-ricreativa fatta all'interno delle nostre aule scolastiche, magari? Esiste anche per la funzione scolastica? La risposta è semplicemente no. Uno potrebbe dire, anche ponendosi forse un problema in più, ma poniamoci anche questo, dice sì, ma come mai allora i bimbi che vengono a fare il centro estivo solo cambiandosi di giacchetta, nel senso che tolgono una giacchetta al centro estivo e mettono la giacchetta, il corredo scolastico, cambiano?
Certo che no, i bambini sono sempre quelli ed è la ragione per cui siamo sempre stati accanitamente attenti che i centri estivi fossero centri estivi e che non hanno niente a che vedere con quei Grest del 19, quei centri estivi del 19 che sono stati tutta un'altra roba, mettiamola così, che non fosse la stessa previsione per la funzione scolastica, perché teniamo conto che per il centro estivo, per il tempo che è stato fatto, uno doveva immaginare che ci fosse anche una capacità economica, una sostenibilità ben diversa. Cioè, non a caso è stato messo 1.200 euro di bonus INPS anche spendibile nelle strutture ludico-ricreative, e parliamo di 1.200 euro per un periodo che alla fine, se è stato un mese, è stato tanto dove è stato fatto, perché bisognava far conto di una sostenibilità ben diversa, che era inimmaginabile. E questa è di una gestione economica che non mi risolve il problema, perché nella questione di tutto ciò che è necessario fare, uno potrebbe anche dire se è necessario fare il distanziamento fisico sotto il profilo del rapporto numerico anche in funzione scolastica, noi saremmo stati i primi a dire lo facciamo, però attenzione, non prendiamoci per i fondelli, crei anche una struttura e una capacità. C'è una capacità strutturale da un punto di vista economico perché ciò possa accadere, perché sennò ci stiamo prendendo in giro. Quando uno dice aumentiamo il personale non docente, il personale docente per la funzione scolastica dello 06, uno si fa due domande, uno che studia queste robe o comunque che non si fa prendere in giro dagli SLOA, dice uno, hai la disponibilità economica per farlo, la stai dando a tutto il sistema nazionale integrato di educazione e di istruzione che comprende la gamba paritaria e la gamba statale o comunque pubblica pubblica, diciamo, perché se non ce l'hai stai facendo un ragionamento che non ha legami con la realtà e fai degli slogan per dire. Quindi in questa chiave il distanziamento esiste nella misura in cui vengono applicate azioni idonee ad evitare il più possibile l'impatto eventualmente epidemiologico del Covid dentro alle strutture scolastiche. Non esiste un distanziamento fisico che sia regolato con la modalità del rapporto numerico insegnante-minori che non è stata prevista perché era stata prevista nell'offerta ludico-ricreativa e non è prevista nell'ambito della funzione scolastica, ovviamente fino ad ora, nel senso che speriamo che non debba accadere, ma se dovesse accadere qualcosa, ormai ci rendiamo conto che sono situazioni di cluster, di focolaio che devono essere gestite con rapidità, efficacia e con la perimetrazione del danno, diciamo, e il contenimento, si tratta invece di essere bravi a porre in campo quelle misure. Ecco perché i protocolli di sicurezza prevedono non solo un triage preventivo e sostanzialmente col genitore che non entra più a scuola, sostanzialmente nello 06, con tutti i controlli, non con l'uso delle mascherine, ma per quanto riguarda i due insegnanti minori, certamente gli insegnanti con lo shield piuttosto che altre forme di controllo, ma anche con un rapporto più che del COVID manager, che poi sono espressioni, con un rapporto in cui il medico competente, ma in particolare per noi, anche per i rapporti avviatissimi, direi, poi non parliamo della questione vaccinale che ci ha impegnato fra il 17 e il 18, i nostri rapporti con il sistema sanitario nazionale, con le aziende sanitarie, con gli uffici competenti, ormai un rapporto avviato, non si potrà prescindere che il protocollo di sicurezza venga applicato in piena unione e alleanza anche con le strutture sanitarie locali, in particolare gli uffici competenti delle aziende sanitarie e del sindaco che è autorità sanitaria locale. Per cui in questa chiave va applicato. Anche un'altra cosa in relazione alla questione dell'autonomia. Cosa c'entra l'autonomia? C'entra molto perché c'è un bellissimo libro che è uscito qualche giorno fa, qualche settimana fa, Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome, che è a cura di Campione e Contu, introdotto da Luigi Berlinguer per le edizioni del Mulino. Liberare la scuola era il concetto di che cosa avrebbe dovuto servire l'autonomia scolastica dal 59 al 97 in poi. Noi sull'autonomia, noi come scuole paritarie, sull'autonomia qualcosa da dire ce l'abbiamo, perché l'autonomia per noi è stata ed è il centro
il centrocampo della nostra partita sull'attività scolastica. Non solo per la questione del pluralismo, della libertà, ci mancherebbe, quello salve sacche ideologiche che ritroviamo ancora da qualche parte, insomma è un dato scontato. Semmai il problema è la sostenibilità economica e la sussidiarietà. Noi da questo punto di vista siamo espressione della Repubblica. Lo Stato fa il suo mestiere con le sue sezioni e con il suo lavoro, però i 524.000 bambini che trovano spazio nel segmento 3-6 e gli altri 50.000 che trovano spazio nel segmento 0-3 per un totale di 600.000 che vengono nelle scuole paritarie d'infanzia e paritarie, non sto dicendo solo quelle aderenti a FISM, quindi sono anche le comunali, per dire. Sono bambini che trovano questa offerta perché c'è la sussidiarietà e la sussidiarietà è offerta dalla Repubblica e la Repubblica è fatta dalle comunità locali, dalle scuole autonome, è fatta dall'autonomia scolastica, è fatta dai corpi intermedi, è fatta da tutto ed è una cosa ben diversa dallo Stato che è un soggetto, per fortuna che c'è, ma che è un soggetto regolatore ben diverso dalla Repubblica. Ecco, noi dentro questo ci siamo. E quello che consola è che dentro il documento Azzolina del 26 giugno, quindi alla pianificazione per la riapertura, le parti iniziali sono dedicate alla costituzione di tavoli regionali e di patti della comunità territoriale. Perché? Perché c'era la questione dello spazio. C'è la questione dello spazio, nel senso che la scuola statale è alla ricerca di spazi almeno per 800.000, 750.000 studenti, e lo cerca nella comunità territoriale. Quindi la parte iniziale di quel documento non è fatta solo per dire come si fa la prevenzione, come si fa il protocollo di sicurezza, come si entra a scuola, come si fa nel segmento 06, poi per le primarie, poi per le secondarie, ma è una parte iniziale dicendo attenzione, costruiamo questi tavoli dove c'è una rappresentanza e finalmente c'è anche la rappresentanza della scuola paritaria, che seppure in nota ma è indicata a pagina 3 e 4, e ogni tanto non siamo costretti a fare le continue rincorse alla manina pubblica che toglie via l'espressione, quindi ci siamo. E cosa sono questi tavoli regionali se non la massima espressione della Repubblica che costruisce l'offerta formativa e lo fa con gli enti sussidiari che operano, fra cui anche le istituzioni autonome? E siamo tornati, dopo 20 anni è successo col Covid, quello che doveva succedere perché era la prospettiva dell'autonomia, lo ha scritto Berlinguer, non è che l'ho scritto io l'introduzione al libro e poi lavoro sulla 62 neanche parlarne. Se non questa capacità di offrire soluzioni in un tempo poi emergenziale come questo, fatto dal territorio. Insomma, i tavoli territoriali non li ha scritti la FISM, i tavoli territoriali li ha indicati il ministro, i patti della comunità sull'utilizzo degli spazi, sono un'offerta che chiede ai comuni, ma anche al terzo settore. Non è un caso che le parrocchie, gli enti ecclesiastici, le diocesi stiano dicendo, beh, non ci siamo tanto dimenticati di quello che è successo con Dimo e con Lici, però se c'è bisogno di spazi, siamo qua per ragionare. Che cos'è questo se non un'espressione della Repubblica con la R maiuscola, che si preoccupa della sua offerta formativa? Perché se no uno potrebbe dire, scusami un attimo, la competenza per le funzioni scolastiche come è stabilita? La fa il MIUR e in qualche modo le regioni, insomma, trovino una soluzione. La famosa espressione, noi paghiamo le tasse, tu sistema. Cioè. Invece qui il punto è che il tavolo territoriale è espressione di quell'autonomia che si rafforza nella sussidiarietà e si esprime nella Repubblica ed è finalmente una funzione scolastica in cui tutti si preoccupano del perché e del per come. Ecco, noi da questo punto di vista ci siamo da un pezzo perché l'abbiamo pagata, ma pagata sulla pelle, l'autonomia senza la sostenibilità. Adesso che l'autonomia serve, è bene che tutti sappiano che l'autonomia c'è, che deve essere però sostenuto, quindi non è solo un piano di come riapriremo rispetto alle condizioni della sicurezza, ma è anche un piano come manterremo la struttura di un sistema integrato di educazione e di istruzione in cui ci sono due gambe, ma non è che siamo qui a difendere solo la gamba paritaria perché siamo partigiani, beh insomma siamo anche un po' partigiani dei valori della scuola, ma il punto è che se viene giù la gamba paritaria non è che rimanga in piedi tutto il tavolo, cioè viene giù tutto il tavolo, perché devono pensare, cioè lo Stato e quindi non la Repubblica, deve pensare che ci sono 830.000 bimbi e bimbe che non trovano spazio in un'offerta statale, ma trovano spazio in un'offerta pubblica e questa offerta pubblica è garantita da soggetti che non sono statali ma che sono enti, per la maggior parte noi ci teniamo non profit,
ma in generale con strutture che sono di carattere privato nell'origine della funzione, ma la funzione è pubblica e va accreditata, autorizzata, controllata, regolata e chi non fa bene deve andarsene fuori, ma quelli che fanno bene stanno dentro a questo quadro. Ecco, mi pare invece che ci sia qualcosa per te, Barbara, in questa Allora, domanda. tre grandi temi che cercherò di trattare. Allora, voglio specificare questo. Mi si chiede se io penso che fino adesso non ci sia stata la dimensione della cura nella scuola dell'infanzia. È proprio il contrario, proprio perché io so che nella scuola dell'infanzia c'è un'attenzione altissima alla cura. L'intervento voleva proprio dire: guardate, andiamo ancora di più a sottolineare quali sono le dimensioni della cura che adesso dobbiamo avere anche come gruppo di insegnanti, perché la cura nella scuola dell'infanzia è sempre stata, fino adesso, giustamente, anche molto orientata ai bambini ed è giusto così. Però quello che ci è successo a tutti e la logica della cura va ampliata a tutta la comunità, proprio per il bene comune e il bene dei bambini e di tutti noi. Per cui, proprio perché c'è uno zoccolo duro, cioè c'è una grande tradizione di cura nelle nostre scuole. Io quando mi trovo a leggere gli statuti che dicono come sono nate le scuole, ma sono meravigliose, madri, donne che non potevano avere figli e che hanno dedicato la loro vita a questo, insomma. La cura è dentro, quindi assolutamente io riconosco come una categoria a priori, cioè non la metto nemmeno in discussione che non si faccia cura nella scuola dell'infanzia, però suggerivo appunto di ampliare l'ambito della cura su proprio tutta la comunità degli adulti, perché adesso è estremamente necessario, è una bella sfida. La seconda questione importante è quella della nanna e del dormitorio. Allora, pedagogicamente, forse una delle situazioni più di cura è proprio il riposo, ma non solo per i bambini. Tutti noi, quando ci addormentiamo, non siamo presenti a noi stessi e quindi affidiamo il nostro riposo, la nostra notte alla persona che abbiamo accanto, piuttosto che comunque viviamo in una situazione di intimità tale che è importante. Io ritengo che la scelta di non fare più la nanna, questa è la mia posizione, quindi non è niente di ufficiale, sia un po' pericolosa perché il momento del riposo nella scuola dà anche modo di sviluppare anche una fiducia nei luoghi, nel tempo e comunque di percepire una cura molto, molto profonda. È chiaro che poi scendendo nella pratica quotidiana, se non ci sono le condizioni di sicurezza per questo servizio, è chiaro che poi dovranno essere scelte altre strade. Però eliminare il momento della nanna, potendolo anche non fare, cioè quindi potendolo tenere, secondo me è una scelta un po' azzardata, perché è un momento educativo come il pranzo, per esempio, fondamentale per i bambini. L'altra questione è della didattica. Allora, io mi sono permessa di sottolineare l'importanza di andare più sulla chiave relazionale. Questo non vuol dire che la progettazione annuale non ci sia, anzi, però è diversa. Ora, un'indicazione, tra tutte, che nella scuola dell'infanzia c'è già l'utilizzo, per esempio, del personaggio guida, dello sfondo del personaggio guida, però sarebbe interessante riprendere bene il tema dello sfondo integratore e rileggerlo alla luce della cura. Allora, magari il personaggio che venga costruito dal collegio docente, che abbia delle caratteristiche particolari. Consiglio, questo è un consiglio, di non utilizzare bambini o persone, ma di utilizzare animali antropomorfi, perché devono dare il modo di avere una proiezione anche, non so, della paura e delle emozioni che non sia un rispecchiamento verso un personaggio che sia una persona. Dall'altra parte, però, andare invece ad attivare di più la dimensione affettiva dell'apprendimento. Cosa vuol dire? Attraverso le esperienze didattiche che io faccio di mediazione in classe, andare per esempio a porre l'attenzione sul come sta il bambino, che cosa emerge sul piano emotivo, che cosa. Per esempio, un'indicazione che io darei a una scuola è questo:
tornare a scuola cambiando la prospettiva, non sono i bambini che chiedono che cosa è successo, ma per esempio l'idea di uno sfondo integratore è la scuola che a un certo punto ha visto che i bambini non sono più venuti. Cos'è successo? Sono i bambini i protagonisti del racconto di quello che è successo, che diventa in qualche modo catartico rispetto a una paura, senza essere di nuovo fruitori di informazioni, ma è una narrazione di un'esperienza che hanno vissuto in una scuola che si potrebbe anche dire non ha capito, ha visto solo che i bambini non ci sono stati, che cosa è successo, vi siete arrabbiati, siete scappati, dove siete andati? Perché la scuola in qualche modo dal niente si è chiusa. Cambiare una prospettiva comincerebbe a restituire una dimensione molto affettiva alla scuola che voleva rincontrare i bambini, che non ha capito, che il bambino l'aiuta a capire che cosa è successo e la consola e consolandole va ad elaborare la propria paura, per esempio. Queste sono piccole indicazioni metodologiche che però fanno l'importanza. Oppure un'indicazione è quella, non so, dovendo avere i dispositivi di protezione e la mascherina, sarebbe interessante prima dell'inizio della scuola che il bambino possa vedere la sua insegnante anche in una dimensione di online, di una piccola. Di una piccola riunione che possa parlare con la propria insegnante, i bambini possono vedere la propria insegnante così, perché quando arriverà bardata con quello che i dispositivi saranno da mettere, avremo comunque già costruito, avremo comunque già dato un'esperienza simbolica che può essere dal bambino riattivata. O usare la mascherina sul piano pedagogico, utilizzare quelle che si usano per i sordi, che quindi sono trasparenti e permettono di vedere, per esempio, la comunicazione non verbale emotiva dell'insegnante. E vado al terzo e ultimo punto, che è quello della formazione. Certo, la formazione degli insegnanti dovrebbe essere sicuramente quella del personale su tutto quello che è il protocollo a cui faceva riferimento Stefano, sicuramente. Però attenzione che dobbiamo fare anche una formazione sul tema affettivo, quindi le parole, la cura degli spazi. Al di là di come ci saranno le metrature, ci saranno l'organizzazione fisica, ma che cosa scegliere i centri di interesse piuttosto che l'angolo delle attività, l'angolo della lettura, cioè andare a capire come restituire allo spazio una valenza di cura affettiva, la cura delle relazioni, la cura delle parole affettive da utilizzare con i genitori, con gli adulti educativi, le parole affettive della scuola, il collegio docente, riformulare i linguaggi del lavoro in gruppo, passare dal lavoro al gruppo di lavoro, che non è un gioco linguistico, ma è un passaggio dove si costruisce una relazione. Quindi anche la formazione del personale va assolutamente rivista, ma proprio per dare a noi come dire, una stabilità, no? Io stessa mi sto formando molto sul tema della cura, sulla narrazione, sulle relazioni, proprio perché sento la necessità di una riformulazione affettiva del mio essere educatore, insegnante e quant'altro, perché sto osservando molto. Ed è chiaro che anche l'accoglienza e l'inserimento di settembre non possiamo più definire l'inserimento dei piccoli e l'accoglienza degli altri, sarà un inserimento per tutti. Per cui l'attenzione, per esempio, ha delle dinamiche dove anche i mezzani e i grandi tornano in un'accoglienza che è nuova. Per cui sovvertire un po' l'ordine, cioè non fermarsi al dire settembre è il mese di inserimento dei piccoli. Io ritengo che settembre-ottobre siano i mesi in cui sicuramente si presenta il personaggio e i contenuti della progettazione, ma dove ci sarà molta attenzione a quelle che sono le relazioni tra i bambini, le relazioni tra gli adulti, vedere un po' come si va, un po' per procedere per micro obiettivi. Mi viene in mente il film, non so se senz'altro l'avrete visto, La vita di Pi, dove c'è questo bambino, questo naufrago che vive su questa barca con la tigre, no? Che non lo mangia. No, è il pericolo nel quale siamo stati esposti, ma è un pericolo nel quale noi lo dobbiamo evitare, dobbiamo fare in modo di ammaestrare quella paura, di ammaestrare quel pericolo perché ci aiuti ad andare avanti. Per cui sicuramente due cose, formazione pedagogica molto importante, una nuova ridefinizione secondo le
anche le caratteristiche della scuola di rapporto con i genitori, perché l'altro tema grosso è il genitore dov'è e dove sarà, e dall'altra parte il costituire una nuova modalità di lavoro collegiale, di costruzione di una mente collettiva che passa dalle parole affettive dell'educare. Sì, io ancora vedo che ritorna questo tema, Virginia, vedo che ritorna questo tema del rapporto numerico, oppure di questa confusione che a un certo punto è stata fatta in relazione al fatto che si diceva che per le scuole dell'infanzia si doveva comunque tendere a un affollamento diverso e ridotto rispetto a quello delle scuole della filiera superiore, confondendo l'affollamento con il distanziamento. Tutte confusioni ammissibili, però siccome poi noi dobbiamo dire ai gestori come devono comportarsi, è chiaro che dobbiamo fare una lettura giuridica. Allora, vorrei chiarire questo punto che mi pare delicato, nel senso che mi sono concentrato sul piano, diciamo così, Azzolina, che è molto chiaro e sul quale ho già detto e non mi ripeto. Però questo tema dell'affollamento minore era stato trattato in un precedente documento, perché se uno va a riprendersi il documento, diciamo il cuore scientifico del documento Azzolina è lo stralcio che era stato fatto il 24 di giugno di un lungo documento del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, che in realtà richiamava in particolare a pagina 8 i criteri generali di un distanziamento fisico che comunque era opportuno tenere, cioè la l'igiene delle mani, l'uso della mascherina anche se non per i minori dello 0,6, la capacità di controllo dei servizi sanitari, insomma la febbre, la quarantena di 14 giorni, sono tutte le cose che già sappiamo. E in generale richiamava il metro tra le rime buccali e in ogni caso il rispetto del distanziamento fisico inteso come uno strumento adeguato a un obiettivo di efficace abbattimento del rischio epidemiologico. Però, e quindi sostanzialmente questo era il cuore del documento che poi è stato fatto 2 giorni dopo dal decreto Azzolina. E quindi qua siamo seduti e qua partiamo. La questione invece del distanziamento, nel senso dell'affollamento, era stato fatto in un precedente CTS fondamentale, quello del 28 di maggio, nel quale però non è che si diceva una cosa in contraddizione, si faceva un breve riferimento a pagina 18 alle indicazioni per la scuola dell'infanzia, dove sostanzialmente si andava a dire, adesso non lo ripeto perché ci annoiamo, ma sostanzialmente si andava a dire misure atte a evitare l'impatto epidemiologico, che sono quelle tradizionali, dal triage in poi. Ma si faceva questo passaggio che qualcheduno ha mandato qualcheduno in confusione, perché ci diceva opportuno, proprio in conclusione, perché erano 6 righe, salvo dire che la mascherina non doveva essere utilizzata già dai minori, quindi già il 28 maggio era fatto accertato, e in queste 8 righe, la parte finale del primo passaggio, è opportuno far vedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto delle classi di ordine superiore. Allora, qualcheduno, ma il 28 maggio, adesso non si può neanche più dire perché basta rileggersi appunto lo stralcio 24/6 del Comitato Tecnico Scientifico e il documento Azzolina del 26 di giugno, qualcuno aveva detto, ah, ma allora se dobbiamo fare un affollamento addirittura inferiore a quello previsto dalle classi, altro che il decreto 275 con il 1,80 m di distanza, dobbiamo... Ma il concetto qui, scritto in 8 righe, insomma, si può fare tutte le critiche del mondo, però dobbiamo anche tener conto di situarci nel documento in cui eravamo, che facevamo un passaggio sulla scuola dell'infanzia, diceva sostanzialmente, si intendeva dire, attenzione, che se non dovessimo prevedere un distanziamento fisico applicato con la modalità del rapporto numerico alunno-insegnante, se dovessimo, perché all'epoca ancora non c'erano arrivati, attenzione che in ogni caso l'affollamento deve essere visto con attenzione, addirittura con maggiore attenzione rispetto alle classi superiori. Questo a parte che è in dubbio l'uso, come dire, lessicale, perché dovremmo stare più attenti che non si deve stare attenti dappertutto, ma lasciamo perdere, il punto è l'affollamento. Allora l'affollamento però è una questione diversa dal distanziamento
del distanziamento e affollamento afferisce alle modalità di utilizzo dei luoghi che sono per natura oggetto di maggiore frequentazione. Insomma, per parlarci chiaro, i corridoi, le aree di accesso, i bagni, i cortili, le mense, i dormitori dove ci sono, cioè questi punti qui è quello che dicevo prima, cioè che poi è una chiave di buon senso, di dire se c'hai una stanza se c'hai un corridoio che è nato nel 1821 ed è un corridoio da carcere, devi stare attento, bisogna che fai un flusso di andata, un flusso di ritorno, non è che devi abbattere la scuola, devi stare attento, cioè devi creare le condizioni per un disaffollamento e non per l'affollamento. Ma non voleva dire le classi superiori avranno un certo regime, le scuole dell'infanzia devono averne uno più stringente, dobbiamo tutti avere un'avvertenza prudenziale per un principio di massima prudenza. Quello che in ogni caso è stato perfettamente chiarito è che nell'ambito scolastico, della funzione scolastica, il distanziamento come modalità di prevenzione dell'impatto epidemiologico non si eserciterà per il tramite di un rapporto numerico come è avvenuto nell'offerta ludico-ricreativa, ma sarà effettuato per una questione di metratura e quindi di rapporto spazio-numerico, che in questo momento, con qualche confusione, però è sostanzialmente la riaffermazione degli spazi e delle metrature previste dal decreto ministeriale 275, che è quello che è rimasto in vigore e che nessuno ha modificato. E di tutta evidenza, ed è qui lo sforzo che si sta facendo, è che nelle aule che presentano una metratura addirittura inferiore a quella, bisogna evidentemente rimetterci le mani, se no non avremo il problema che vanno a comprare 300 milioni di banchi. 3 milioni di banchi perché c'è il problema che il banco nuovo restringe la distanza tra le linee buccali e tutte le altre condizioni alla ricerca di cinema, teatri, la provincia di Treviso ci ha informato che ha risolto il problema di parecchie migliaia di classi che ha risolto così andando alla ricerca di spazi esterni per il tavolo territoriale, quello che parlavamo prima, e per i patti di comunità. Ma è questione diversa dal non aver previsto un distanziamento che passa attraverso il rapporto numerico. E quindi chi dice questo sta dicendo una cosa sbagliata e che non è conforme alla normativa che fino ad ora è stata emanata nel nostro paese. Cosa dici, Virginia? Leggevo solo che chiedono una bibliografia, se siete, io posso fornirla a Virginia, ce l'ho, abbastanza suddivisa un po' per ambiti, o farei qualcosa sulla cura e qualcosa sulla narrazione, la invio a Virginia. E poi. Eccoci, mi sentite? Molto bene. Molto bene. Grazie Stefano, grazie Barbara, siete stati splendidi. Ecco, e sicuramente il vostro intervento ci ha permesso un po' di guardare con realismo, ma anche con un po' più di serenità questo settembre. Sicuramente io penso che le parole d'ordine devono essere in quell'autonomia avere tanta responsabilità e garantire la sicurezza. Si evolveranno ancora le cose, magari se ecco, nel rapporto di lavoro insieme che ci contraddistingue, possiamo magari avvalerci e vedere se c'è bisogno anche più avanti di un aggiornamento, di avere qualche opportunità in più. E io leggendo, scorrendo le domande, ecco, non voglio dare le risposte che voi già sapientemente avete dato, però mi rendo conto che la fatica più grossa che noi stiamo facendo settembre come scuola nuova. Spesso vogliamo tutti i cliché, tutte le buone pratiche, tutte le esperienze del passato le vorremmo trasferire nell'oggi, ma è una scuola nuova, è una scuola nuova e in questa scuola nuova dovremmo avere la capacità di saper sognare, di saper trovare soluzioni possibili. Io mi associo a quanto Barbara ha sottolineato. E io ho una grande stima per i docenti della scuola dell'infanzia perché veramente hanno una capacità creativa, una capacità di raggiungere i bambini, ecco,
da ammirare. Pertanto condivido quello che tu hai detto rispetto al fatto che non dobbiamo inventarci nulla nell'oggi, ma dobbiamo potenziare, potenziare perché ci sono situazioni nuove che ci impongono questo ripensarci. Quello della cura, ecco, io vi ringrazio di aver suggerito questo tema, ma condivido al 100% che l'anno scolastico che si aprirà a settembre 2020, oppure la scuola che partirà da settembre 2020 in poi, perché deve pure lasciarci delle tracce positive questa esperienza drammatica del Covid-19, è quella di saperci prendere cura gli uni degli altri. E ti ringrazio Barbara per aver sottolineato questo aspetto della comunità educante, perché se siamo esperti nel prenderci cura dei nostri bambini, dei nostri alunni, forse in questo di prenderci cura tra docenti, tra personale della scuola, con i genitori, il prenderci cura gli uni degli altri ci permetterà sicuramente di consolidare la nostra capacità di prenderci cura dei bambini. Perché poi sappiamo che i bambini respirano, vedono, ecco, e se noi veramente sappiamo prenderci cura di noi, daremo anche a loro più serenità. Mi piace molto quello che tu hai sottolineato, il discorso dei linguaggi. Forse dobbiamo crescere in questa capacità di non dover correre sempre a qualcosa di da toccare, ma che anche i nostri linguaggi sappiano raggiungere il cuore, no? Che sappiano toccare le corde del cuore e sappiamo che effettivamente i linguaggi positivi raggiungono il cuore. Ecco, forse su questo dobbiamo riflettere. Ti ringraziamo anche delle opportunità bibliografiche che ci vorrai mandare perché ci permetterà davvero, ecco, di crescere anche in questo. A Stefano e a Barbara, che cosa dico? Loro già sono affiliati al progetto hashtag Vogliamo fare scuola, vero? Sono stati i Ecco. primi aderenti, ecco. E noi vogliamo continuare a fare scuola anche con voi Barbara, Stefano, per quello che rappresentate, perché penso che è il momento del fare rete e di camminare insieme, perché solo in questo modo possiamo guardare al futuro con più serenità. Noi l'abbiamo toccato con mano e anche voi, ecco, che il lavorare in rete ci darà delle potenzialità uniche. In solitaria si possono fare anche grandi cose, ma danno tristezza, lasciano tristezza. E invece il vostro incontrarci con voi oggi ci dà tanta gioia. Grazie, grazie per esserci stati, grazie per il cammino che continueremo a fare insieme e a tutti auguro un buon cammino e tutta la positività nel pensare a questo settembre 2020 che deve trovarci un po' diversi. Non possiamo mettere come facevamo gli altri anni in una situazione nuova, ce lo impone la situazione. Ce la faremo, ecco, bisogna farcela perché la sfida più grande sono i nostri bambini, i nostri ragazzi e hanno diritto di poter guardare al futuro con serenità. Sono stati chiamati ad una serietà di vita che è molto, molto, molto importante. Noi adulti ci siamo stati, siamo fino al collo anche noi dentro e abbiamo bisogno di guardare con serenità il futuro. Vi ringrazio Grazie e sappiamo che andremo avanti. Bene, grazie, a voi. Grazie. ciao, 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 ciao. arrivederci. Grazie, buon lavoro.